Il problema della lingua è uno dei problemi che inconsapevolmente l'umanità ha affrontato sin dalla notte dei tempi. Dico inconsapevolmente perché sembrerà strano, ma la funzione primaria dell'uomo, che è proprio il parlare, è forse quella funzione che all'uomo rimane più segretata nel senso che l'uomo ritiene di averla, di possederla, così come possiede un cuore o possiede un paio di piedi o possiede i capelli, finché li possiede ovviamente. E così possiede anche la lingua. In effetti le cose non stanno così, e le cose sono molto diverse da come comunemente si pensa e come anche molti intellettuali comunemente pensano. Non sto ovviamente parlando dei tecnici, degli addetti ai lavori i quali almeno mi auguro la penseranno in modo diverso. La lingua, in altre parole, non è eh, un dato di fatto, la lingua è un'acquisizione. E, e allora l'uomo si è occupato di lingua senza saperlo, come dicevo all'inizio, senza saperlo sin dalla notte dei tempi, perché l'uomo è diventato uomo nel momento in cui ha acquisito questa capacità, ovvero sia la capacità di lingua. Innanzitutto eh, è comodo, utile, necessario distinguere eh, chiaramente tra linguaggi e lingua. Eh, spesso, comunemente, si tende a confonderli. Nessuno è vero direbbe mai ho studiato il linguaggio inglese, tutti direbbero ho studiato la lingua inglese. Però è anche vero che in quel linguaggio si dice è che è un'espressione che comunemente si usa. Ebbene, la lingua appartiene a linguaggi, quindi la lingua... È un particolare tipo di linguaggio. Eh, ma la lingua, essendo lingua, non comprende in sé i linguaggi. Casomai i linguaggi comprendono la lingua. La lingua è un linguaggio particolare, un linguaggio che solo l'uomo possiede, laddove i linguaggi, lo sappiamo, appartengono anche agli animali. Esiste il linguaggio dei cani, il linguaggio degli orsi, dei lupi, degli uccelli, delle formiche, delle api. C'è stato un importante premio nobel austriaco, Von Fritz, che vinse proprio il premio Nobel studiando il linguaggio della danza delle api. Eh, ma il linguaggio della danza delle api non è lingua, appunto. E la lingua è un patrimonio, un patrimonio conquistato a quanto ci risulta, almeno esclusivamente dalla razza umana e potremmo veramente dire, anziché continuare a ripetere l'uomo è un animale sociale, è l'uomo un animale intelligente, frasi che vogliono dire tutto e niente allo stesso tempo, dovremmo invece avere il coraggio di dire homoloquence, cioè l'uomo è un animale parlante, e in quanto parlante è uomo. Quindi la vera caratterizzazione dell'uomo rispetto ad altre specie, superiori, inferiori che siano, poco importa, eh, mammiferi o non mammiferi, poco importa. La vera caratterizzazione è il fatto che l'uomo, ovvero gli uomini, dalla notte dei tempi, da quando essi sono uomini, parlano e parlano per mezzo di lingue, laddove in fase precedente a queste lingue sicuramente, saranno state precedute queste lingue sicuramente da una fase di linguaggi, gli stessi linguaggi che oggi riemergono, per esempio il linguaggio gestuale il linguaggio dei colori, il ditelo con i fiori, il linguaggio del semaforo, con il rosso si ferma, con il verde si passa, sono sicuramente linguaggi che noi possiamo tradurre in lingua, quando si vede il rosso si può urlare fermati, stop, ecco, quella è lingua ovviamente, ma il rosso è un linguaggio, il rosso che indica fermati è un linguaggio. Allora, nella notte dei tempi, a un certo punto, molte migliaia di anni fa, è inutile che adesso cominciamo a dire quando, perché ci sarebbe molto da dire in proposito. Gli uomini hanno cominciato a usare la lingua, o meglio, a parlare attraverso la lingua. Perché insisto su questo parlare? Perché anche qui si commette un altro grande errore, di confondere la lingua con la scrittura, ovvero nel ritenere che la lingua sia ciò che si scrive e quanto di più sbagliato si possa pensare. La lingua è ciò che si pensa, ciò che si dice avendolo pensato e eventualmente, finalmente e fortunatamente si scrive. Perché fortunatamente? Fortunatamente perché grazie alla scrittura si preserva la lingua. Finalmente perché è la fase finale, ovvero sia si pensa, si parla e si scrive. E quindi ritorniamo all'origine allovo per così dire, ovvero sia al pensiero linguistico. Quindi la lingua è fondamentalmente il pensiero linguistico, il pensiero se vogliamo inscritto nella mente, ma non scritto su pietra o su manoscritto o su foglio cartaceo o su foglio elettronico. Questa è l'ultima fase e nel momento stesso in cui io metto nero su bianco ovvero sia nel momento in cui io scrivo un messaggio, già in quello stesso momento io sono dalla lingua ripassato al linguaggio, ovvero sia sono passato a un sistema che si chiama alfabeto, si chiama scrittura, si chiamano ideogrammi, si chiameranno geroglifici, non importa come, ma sarà un sistema di linguaggio grazie al quale io avrò la possibilità di mettere per iscritto la lingua lingua che appunto nasce non come scrittura. Quindi vedete, già in pochi minuti abbiamo, credo, messo il punto, no? chiarito il punto, almeno spero di averlo chiarito, su due punti molto importanti del problema della lingua. La lingua quindi non è linguaggio, la lingua è un particolare tipo di linguaggio, è un particolare tipo di linguaggio specifico della razza umana, della specie umana, eh, al di là delle differenze le lingue si rifanno a dei principi comuni, sui quali potremmo anche discutere a lungo, ma in questo momento non voglio affrontare questo tema. E la lingua non è ciò che si scrive, la lingua è ciò che il nostro cervello ha prodotto. E infine arriviamo all'ultimo punto. Il nostro cervello ha prodotto, ho detto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la lingua è fondamentalmente un'operazione cerebrale. Un'operazione che il nostro cervello permette di compiere e di memorizzare, perché la lingua è un atto di memorizzazione, attraverso un sistema appunto che è il sistema di trasformazione del pensiero neurologico in pensiero linguistico. Ecco, nel momento in cui avviene questa trasformazione, io sono arrivato alla fase della lingua, che ripeto ancora, è una fase cerebrale. È una fase quindi che rientra nell'ambito di quella che, con termine anche abbastanza generico, popolare, però abbastanza preciso, si chiama fase di oralità, che precede, come abbiamo detto, quella che sarà, se ci sarà la fase della scrittura, e che determina l'essenza della specificità umana, ovvero sia l'essere homo loquens. E la lingua non si acquisisce senza una guida. Non intendo dire la lingua estera, questo lo sappiamo tutti. Intendo dire la lingua materna o meglio ancora la lingua primaria. Nel momento in cui l'essere umano riesce ad acquisire la lingua primaria, lingua materna dirsi voglia, è un momento di grande capacità cognitiva che si raggiunge grazie a una guida esterna. La prima guida esterna è l'ambiente familiare. L'ambiente familiare, da qui appunto lingua materna, l'ambiente familiare è inconsapevolmente, e meno male che c'è questo ambiente, è inconsapevolmente la prima guida per un'educazione linguistica, dove educazione linguistica significa capacità del neonato a trasformare i linguaggi che egli possiede in lingua ma questa trasformazione dei linguaggi in lingua è una trasformazione che non avviene in automatico è una trasformazione che avviene per educazione ambientale appunto la mamma il padre i fratelli i primi amici, i primi parenti che stanno attorno al bambino guideranno questo bambino che non a caso i francesi chiamano infante, ovvero sia colui che non parla, in un fante, cioè in colui che parla. Eh? E questa operazione può avvenire solo e soltanto se c'è qualcuno che ci guida. È parallela, se vogliamo, alla posizione eretta che al bambino viene fatta assumere dalla società che lo circonda. Noi sappiamo che il bambino, se dovesse muoversi spontaneamente, per conto proprio, senza guida esterna, il bambino tende a camminare a quattro zampe. Eh? E l'operazione di, di alzarsi progressivamente, di camminare soltanto con le due gambe, eh, con le due gambe cioè con le due, con le due arti posteriori, avviene soltanto se c'è qualcuno che ci guida verso questo nuovo posizionamento del corpo, perché altrimenti il bambino da solo mai e poi mai, esattamente come molti animali, la stragrande maggioranza dei mammiferi, mai e poi mai da solo arriverebbe a camminare soltanto su due arti, come invece noi poi la nostra società ci fa fare. Quindi così come la società guida il bambino sulla posizione retta, la stessa società guida il bambino nell'acquisizione della propria lingua. Quindi se la, la, la specie umana, se le società umane hanno sviluppato una posizione retta e lo hanno fatto, e se hanno sviluppato e lo hanno fatto delle lingue specifiche, questo è perché la società li ha abituati a fare in questo modo. La società li ha, diciamo meglio, più che abituati, costretti a fare in questo modo. E quella che a noi sembra un'abitudine in effetti è nata come una costrizione, come una felice costrizione, perché noi non saremmo mai diventati esseri umani e così come la società umana si è sviluppata se qualcuno non ci avesse costretti, voi alla posizione retta e voi in parallelo e alla educazione linguistica. Quindi ciò che poi la scuola farà, a cominciare dalle scuole elementari, a finire alle scuole superiori, all'università, all'educazione post-universitaria, è una continua ripresa di un'educazione che già il nucleo familiare è impartito al bambino. Quindi la lingua deve essere acquisita sin dai primissimi giorni di vita, ma il processo di acquisizione è un processo che deve permanere costante perché il processo di acquisizione può avere anche un arresto o addirittura una retrogressione. Quindi la retrocessione nel campo linguistico può avvenire come può avvenire in qualunque altro campo. Si può essere bravissimi in matematica da bambini, poi non esercitarsi più in matematica e da adulti non sapere più nulla di matematica. Questo la società lo sa. Ciò che forse la società non sa altrettanto bene è che questo può avvenire anche nella lingua. Si può essere brevi, bravissimi parlatori da bambini, ma se poi la società che noi continuiamo a frequentare è una società che non stimola verso l'educazione linguistica, noi possiamo retrocedere e da bravi parlatori da bambini, da adulti, possiamo diventare invece dei pessimi parlatori. O peggio ancora, dei pessimi scrittori, visto che la nostra società da adulti forse controlla più la scrittura che non il parlato. Ebbene, tutto questo, riassumiamo e chiudiamo, tutto questo ci indica che cosa? Ci indica che l'educazione linguistica è appunto una eh, un necessario percorso per tutti gli esseri umani, ovviamente a partire dai primi giorni, dalle prime settimane, dai primi mesi di vita, per ovvie ragioni, ma questa educazione linguistica va... È progressivamente esercitata e riattivata nel corso di tutta la propria storia, eh, della propria vita. E, e questo lo vediamo a maggior ragione man mano che l'uomo invecchia. E man mano che l'uomo invecchia, certe capacità linguistiche, essendo capacità cerebrali, vengono meno. È quello che noi normalmente chiamiamo afasie. Eh, sono disturbi del linguaggio, del linguaggio in questo caso linguaggio lingua, disturbi del linguaggio che sono, eh, ahimè, lo sappiamo, collegati in linea di massima, non sempre, possono esserci anche motivi traumatici, ma in linea di massima sono collegati a un impoverimento progressivo delle cellule cerebrali, quello che poi può diventare no, addirittura eh, delle, dei morbi, no, tipo Alzheimer o cose di questo tipo. Ma tutto questo ha ovviamente una sua valenza linguistica. Questa sua valenza linguistica significa che l'educazione linguistica non deve mai cessare. Ed educazione linguistica non significa necessariamente imparare una seconda, una terza, una quarta lingua, ben vengano ovviamente. Ma io addirittura vado molto più indietro, significa preservare la propria prima lingua. Perché il pericolo è che la propria prima lingua venga meno e a un certo punto ceda esattamente come agli anziani le ginocchia cedono. Quindi, come le ginocchia cedono, anche la propria lingua a un certo punto può cedere. E questo, ovviamente, comporterebbe un danno irreparabile alla personalità del soggetto del quale stiamo parlando, perché proprio nella specificità della lingua trova il suo vero essere. Ecco perché l'uomo è fondamentalmente un homo loquens.